governo che praticamente ci ha lasciato piedi. Ma io sono qua come sindaco di Napoli perché innanzitutto credo in questa lotta. Qua non si sta difendendo un lavoro scadente, scaduto, assistito. Questa è la storia delle ferrovie, delle metropolitane, anche del futuro del nostro paese. Lo dico da sindaco che sta puntando tutto sul trasporto pubblico, sul metropolitane, sul ferro. Trovo veramente assurdo che si colpiscono le aziende che rappresentano la democrazia nel lavoro in questo paese. Poi sto qua perché l'ho detto anche qualche giorno fa ad Ansaldo Brede, Ansaldo STS, quando sono stato a Napoli: non possono le lavoratrici e i lavoratori pagare le mazzette di Stato, perché quello che sta avvenendo fuori è che Finmeccanica in questo momento non fa piani di industrializzazione, ma diventa un contenitore del finanziamento illecito ai partiti e alle mazzette di Stato. Allora questo è un tema centrale. Non dobbiamo fare una lotta che divide il paese, perché qua c'è Napoli, c'è Caserta, c'è Firenze, c'è Potenza, Pistoia, Genova. Dobbiamo unire il paese nella lotta, e per quanto mi riguarda io mi sono messo in prima linea e già l'altro giorno ho chiesto un tavolo al Presidente del Consiglio su questi temi, perché Napoli non accetterà che vengano chiuse o ridimensionate delle aziende solo per far comodo a dei pezzi di Confindustria e a pezzi di potere politico. Bravo.